Buongiorno a tutti carissimi amici, pace a voi. Oggi il mio pensiero di pace, siccome il 1° luglio è il mese dedicato al preziosissimo sangue, è proprio sul sangue di Gesù. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Gesù con una preghiera poteva salvare 1000 mondi, eppure volle versare tutto il suo sangue per redimerci. Il sangue costituisce l'essenza del sacrificio. Il sangue è il mezzo della riconciliazione con il cielo. È segno di alleanza e nell'antica legge veniva versato ai piedi degli altari come segno di espiazione. Quasi tutte le cose, dice l'Apostolo, si purificano con il sangue e senza versamento di sangue non c'è remissione, Efesini 1:7. Tu hai dato il tuo solo per amore e fino all'ultima goccia per aprirci il cielo. Questo è Gesù, così è Gesù. Gesù ci disse: chi beve il mio sangue avrà la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi beve il mio sangue avrà la vita eterna, Giovanni 6:54. Per questo Gesù lo versò, per salvarci, perché non perissimo nella morte, perché godessimo nell'eternità dei suoi frutti e vivessimo la vera vita con lui, che è la vita. Quel sangue divino di un Dio uomo si trova in tutti i sacramenti, è il tesoro della Chiesa e la salvezza del mondo. Questo martirio cominciò con furia indescrivibile e Gesù non si lamentò, né osò fare alcun movimento per sfuggire dalla furia dei suoi nemici, che come belve si scagliavano sulla loro preda e si compiacevano nel ferire quel corpo immacolato. Le sue guance erano livide e il suo sangue scorreva goccia e goccia fino ad inzuppare la terra, invocando misericordia dal cielo. Comprava purezza per tutti i secoli, quella incantevole virtù che egli tanto ama e con la quale vorrebbe rendere candido tutto il mondo. Quanto costò a Gesù comperare con il suo sangue divino quella virtù celeste? Soltanto il suo sangue innocente poteva cancellare i peccati del mondo. O Gesù, che non ti possa mai perdere di vista così sanguinante per mio amore. Io voglio entrare senza mai uscire negli abissi di carità del tuo sacro cuore. Tu che hai dato tutto il tuo sangue per salvarmi e per comperarmi purezza, grazia e un'eternità felice, concedi a me di vivere sempre di te e dentro di te. Allora carissimi, sì, questo pensiero è stato l'ho preso da una beata Concita Cabrera d'Almeida, un'innamorata di Gesù. Messicana. E sì, il sangue è una cosa preziosa. Gesù ci ha fatto sentire che ci ama veramente con tutto il cuore, con questo sangue versato per amore. Non c'è sacrificio più bello, diceva Gesù, che dare la vita per i propri amici. E così Gesù ha fatto con noi. Ha dato la vita per noi
Noi valiamo, siamo importanti, noi valiamo il sangue di Gesù. È importantissimo ripetersi anche durante il giorno, se volete, dentro al cuore, io valgo il sangue di Gesù. Valgo la vita di Dio, la vita di Cristo, la seconda persona della Trinità ha dato la vita per me, perché tutto il mondo fosse salvato con il suo sangue prezioso. Allora, carissimi, un buon mese di luglio e pace a voi, un abbraccio.